Buongiorno a tutti, mi chiamo Camilla Marx e sono distributrice degli oli essenziali di Young Living e sono qui oggi per spiegarvi il kit di inizio di Young Living, come, in che cosa consiste e che cosa sono gli oli essenziali. Quindi vediamo oggi, vedremo come utilizzare gli oli essenziali perché sono importanti per il nostro corpo. Incominciamo con questo fantastico kit di inizio che possiamo vedere in questa foto. Il kit di inizio ha un valore di 202,20 € già con il trasporto incluso e direttamente a casa tua, consiste in un diffusore per poter diffondere gli oli essenziali e 11 oli essenziali differenti. A parte di questo, nel nostro kit d'inizio incontriamo un flacone da 58 ml di olio vegetale per poter diluire gli oli essenziali, specialmente quando li applichiamo sulla cute, e poi anche una bustina di Ninja Red che è di 60 ml, che è proprio la dose che possiamo assumere tranquillamente, che dovremmo assumere tranquillamente una o due volte al giorno di supplemento nutritivo, di integratore nutritivo. Andiamo a vedere gli oli essenziali del kit. In questa diapositiva possiamo vedere velocemente e come li possiamo utilizzare, su quali parti del nostro sistema hanno un'azione. Veramente vediamo che ogni olio essenziale, a parte di avere un'azione a livello fisico, ha anche un'azione a livello emotiva, emozionale. Quindi vediamo per esempio la lavanda, che è famosissima per il suo potere rilassante, ma anche per gli ematomi, anche per le contusioni. È un fantastico antistaminico, quindi lo possiamo utilizzare quando ci sono allergie, per esempio della primavera. È un olio essenziale che lo utilizziamo tranquillamente applicato nella pelle, infatti viene indicato quando ci sono anche delle dermatiti. Oltretutto, la lavanda aiuta anche a equilibrare la pressione, specialmente per chi soffre di pressione alta e a livello emotivo l'ansia. Dopo troviamo la copaiba, che la copaiba lo possiamo utilizzare in differenti maniere, specialmente per tutto quello che sta relazionato con i dolori muscolari, è un antinfiammatorio naturale, ma la possiamo utilizzare anche per l'apparato digestivo, come anche per l'apparato respiratorio. Poi troviamo la menta, che è la. Molti di noi la utilizziamo, la teniamo nella nostra tasca un po' come il chewing gum, ma anche per il mal di testa, per aiutarci nella concentrazione. La mente rinfresca molto, quindi la possiamo utilizzare nei casi di febbre alta e aiuta anche a regolarizzare la digestione. Il limone lo possiamo utilizzare in differenti maniere. È molto importante che quando utilizziamo il limone a livello topico stiamo attenti a non esporci direttamente sotto i raggi del sole, la zona dove abbiamo applicato il limone, perché è fotosensibile, quindi potrebbe creare delle piccole macchie sulla pelle. Quindi consigliamo, per esempio, visto che c'è un effetto vigorizzante, lo potremmo applicare dietro alle orecchie, per esempio nella zona dove è coperta dai capelli, e così ci potrebbe dare questo spinta di energia. Oltretutto, il limone è molto conosciuto per regolarizzare il pH del sangue, quindi ci sono molte persone che, per esempio, mettono alcune gocce dell'olio essenziale di limone della linea Vitality Plus nel loro bicchiere con la loro acqua alla mattina. Poi troviamo l'incenso, che invece è un altro grandissimo olio che ha molte azioni a livello del sistema limbico, ma anche ha grandi proprietà sia per la pelle e anche per il sistema digestivo e il sistema respiratorio. Ora andiamo
a vedere un po' invece più in dettaglio gli oli essenziali, le miscele che incontriamo. Il purification lo utilizziamo molto, specialmente come repellente per gli insetti, per purificare l'ambiente quando lo mettiamo in un diffusore, sopra a una puntura di insetto, per esempio, quando abbiamo dolori d'otite o anche per esempio con tosse secca. Il Thieves, anche lui lo utilizziamo in casi di raffreddore, di tossi, di mal d'orecchio, di infezioni virali, è molto ampiamente utilizzato nell'igiene orale e nell'igiene della casa e aiuta anche ad aumentare il sistema immunitario. E nel Thieves incontriamo tutta una linea Thieves che è proprio dedicata all'igiene della casa e all'igiene bucale. Poi incontriamo l'RC, che è una miscela di differenti eucalipto e oli essenziali di eucalipto e pino, e ci serve gli altri oli essenziali e lo utilizziamo specialmente in caso di raffreddori, bronchiti, asma, allergie e anche lui ci aiuta in questi casi per tutto quello che è relativo all'apparato respiratorio. Il Blue Relief invece lo utilizziamo di più sopra un massaggio per dolori articolari, muscolari, ematomi, artriti. Quindi il Blue Relief specialmente lo utilizziamo più in maniera topica, diluito sempre con un olio vegetale. Il Vigiais lo utilizziamo principalmente per tutto quello che è relazionato con l'apparato digestivo, quindi digestione, nausea, vomito, diarrea, stipsi. Ci aiuta a equilibrare il sistema digestivo. E l'Espresso Whey principalmente lo mettiamo nel diffusore o applicato come profumo, o addirittura possiamo mettere alcune gocce, per esempio, sopra il petto o nella zona relativa al fegato e cistifellea, che proprio sono quelle zone dedicate alla rabbia, perché ci possono aiutare a regolarizzare, a equilibrare il nostro stato emozionale. Cosa sono però gli oli essenziali? Gli oli essenziali sono dei liquidi volatili e componenti naturali presenti in arbusti, fiori, alberi, semi, radici. Infatti, attraverso la distillazione si estraggono queste molecole aromatiche. Infatti, ogni olio essenziale prodotto ha una composizione biochimica molto complessa da 80 a 300 molecole aromatiche diverse e uniche, che soprattutto troviamo i terpeni, e queste molecole aromatiche hanno un effetto terapeutico e nel nostro corpo a livello fisico e a livello emotivo. Tutti gli oli essenziali stimolano infatti la formazione della cellula della pelle, per esempio, e sostengono l'omeostasi del corpo e hanno tutti, come dicevo prima, un'influenza anche sulle emozioni. L'olio essenziale è un prodotto altamente concentrato e potente. Infatti, come possiamo vedere in questa foto, ci vuole molto materiale di pianta, molto materiale vegetale per produrre alcune gocce di olio essenziale. Pensare che ci vogliono, per esempio, 300 kg di bucce di limone per poter creare un litro di olio essenziale di limone. Gli agrumi non si estraggono per distillazione, ma per compressione, pressione a freddo. Ok? E in questa foto vediamo invece delle macchine per la distillazione e quindi vengono messe tutto il materiale vegetale in queste camere d'acciaio inossidabile e attraverso pressioni basse e a temperature si cerca il più basso possibile, si effettua la distillazione dove tramite il vapore escono così le molecole aromatiche dalla pianta e si dividono dall'acqua. E quindi abbiamo così prodotto l'olio essenziale da una parte e quello che viene definito l'acqua floreale dall'altra. Quindi in natura gli oli essenziali che incontriamo nelle piante aromatiche servono per la maturazione, per la protezione, l'attrazione, la delimitazione e la comunicazione delle piante stesse. Young Living si rifornisce di risorse esclusivamente delle aziende agricole proprie, delle aziende
agricole partner e dai fornitori che sono certificati seed to seed. Che cosa vuol dire? Che dal seme alla bottiglietta, all'etichetta sulla bottiglietta, tutto questo processo viene completamente controllato da Young Living che venga effettuato nella determinata maniera. Infatti gli standard di Young Living sono molto elevati, sono i più elevati nel mercato, proprio controllano tutto nei minimi dettagli. In ogni azienda agricola vengono effettuate tutte le pratiche di sostenibilità, rigenerazione e di lavoro, e questo per me è molto importante. Quindi andiamo a vedere un po' di più come agiscono gli oli essenziali quando entrano in contatto con il nostro corpo. Vediamo che ci sono tre vie di applicazione principali: l'inalazione, la via topica e l'ingestione. Quando inaliamo l'olio essenziale, in 22 secondi le molecole aromatiche raggiungono il nostro cervello, la zona del sistema limbico, che ha il compito di immagazzinare i ricordi e le emozioni. Quindi già in 22 secondi che annusiamo il nostro olio essenziale, possiamo già sentire l'effetto che ha su di noi. Possiamo utilizzare la via dell'inalazione attraverso un diffusore, o le mani a coppa, per esempio. Possiamo utilizzare dei piccoli spray, possiamo utilizzare delle collanine, dei braccialetti dove applichiamo delle gocce, oppure semplicemente annusando dalla bottiglia. La via topica: quando le applichiamo sulla pelle, vediamo che in 2 minuti raggiunge il flusso sanguigno, attraversa i pori della pelle, entra nella microcircolazione e poi nella grande circolazione, dirigendosi così nella zona che ne ha più bisogno del nostro corpo. Quindi quello che conviene fare è, per esempio, se io ho una contrattura nella zona del collo, applicare direttamente l'olio diluito, previamente diluito, nella zona affettata. Infatti, quando io lo diluisco, do l'opportunità di legare l'olio essenziale all'olio vegetale e penetrare così più facilmente nella pelle, perché ricordiamo che l'olio essenziale è un liquido volatile, quindi ha una parte che evapora. Se lo diluiamo direttamente con l'olio vegetale, a parte di nutrire anche la pelle, così riscaldando la zona e massaggiando la zona, entra di più e può avere un effetto maggiore sulla zona interessata. Un'altra via che incontriamo è la ingestione. Per l'ingestione utilizziamo gli oli essenziali che si possono ingerire. In Young Living è mo molto facile vederlo perché abbiamo una linea che è dedicata proprio all'ingestione, che si chiama linea Vitality Plus, che sono gli oli essenziali con l'etichetta bianca, perché non tutti gli oli essenziali si possono ingerire. Quando utilizziamo uno degli oli essenziali che possiamo incontrare con la linea della Vitality Plus, possiamo essere sicuri. Quindi come facciamo? Li possiamo mettere alcune gocce nella nostra infusione, o accompagnati con il miele, o per esempio con latte vegetale, o addirittura quello che possiamo fare è utilizzare delle capsule vegetali dove mettiamo delle gocce di olio essenziale e aggiungiamo olio di oliva, per esempio. Chi può usare gli oli essenziali? Tutta la famiglia, ma veramente tutta la famiglia, dai bambini alle piante, agli animali domestici, agli adulti. Quindi l'importante è sapere come utilizzarlo. Infatti qui possiamo trovare una tabella facile da poter utilizzare e vediamo che è molto importante poterli diluire. Ok? Noi utilizziamo l'olio vegetale V6, che è quello che si incontra anche in un piccolo campione da 58 ml dentro al kit, e in questo olio vegetale è una miscela di differenti oli vegetali. Comunque la cosa importante è utilizzare un olio vegetale portatore che sia biologico, che venga di alta qualità, che venga da coltivazioni biologiche, perché quando l'olio essenziale si unisce all'olio vegetale perderebbe moltissima energia in disintossicare il prodotto. Okay? Se usiamo per esempio un prodotto petrolchimico, no? Una crema per esempio che
derivata del petrolio, no? Quindi quello che consigliamo è sempre utilizzare un olio vegetale di alta qualità, pressato a freddo, pressione a freddo e che sia di provenienza biologica. L'UV6 è fatto con semi d'uva, olio di mandorla dolce, germe di grano, olio di girasole, olio di oliva e olio di cocco. Tutte oli vegetali di altissima qualità. Qua possiamo trovare delle ricette roll-on che consigliamo sempre e vediamo che le possiamo utilizzare in maniera differente. Abbiamo dal profumo di primavera con lavanda, menta, limone, oppure l'RC e limone, rilassamento con lo stress away, lavanda, copaiba. Per i muscoli felici incontriamo il Blue Relief, la copaiba, addirittura anche la menta, specialmente se uno ha bisogno di questa spinta fresca. E poi per gli insetti, purification, menta, purification, lavanda e copaiba, dipende anche un po' dai tipi di pelle. E poi possiamo creare il nostro serum per la faccia, per esempio lavanda, copaiba, incenso, che sono tutti oli essenziali che agiscono sull'elasticità della pelle. Poi vediamo i diffusori. I diffusori li incontriamo nel kit di inizio, possiamo incontrare questi tre tipi di diffusore. Il primo è il Desert Mist, il secondo è il Dewdrop e il terzo è l'aria. Dipendendo dal kit che abbiamo deciso, viene uno o l'altro diffusore. Quindi gli diffusori hanno tutte le stesse caratteristiche che funzionano al trasuoni, fa vibrare l'acqua e l'olio essenziale mescolandoli così insieme e si disperdono nell'ambiente. Purifica e umidifica l'ambiente, elimina i cattivi odori, aiuta a ossigenare l'aria che respiriamo e quindi ad aumentare il flusso di ossigeno al cervello e raggiungere un maggior benessere generale dell'organismo. E distrugge i batteri e i germi presenti nell'aria, specialmente grazie all'azione che ha l'olio essenziale che stiamo utilizzando, e favorisce il nostro benessere emotivo, fisico e mentale e spirituale, sempre ovviamente dipendendo di quali oli essenziali che abbiamo deciso di utilizzare. Adesso vediamo qui alcune ricette che possiamo utilizzare per i diffusori, dal buongiorno alla concentrazione, in caso di allergie della primavera, per rilassarsi, per l'aria pulita, specialmente quando ci dedichiamo a momenti di pulizia della casa o quando decidiamo che questo è il nostro momento di tranquillità prima di andare a dormire. Ecco, ci sono varie ricettine che possiamo utilizzare dipendendo dalle varie situazioni. Questi sono solo dei piccoli esempi, ci sono sempre ancora di più ricette che uno può creare. Parliamo un po' di Yonglliving. Yonglliving è un'azienda multinazionale che commercializza gli oli essenziali e altri prodotti per il benessere attraverso la vendita diretta in un formato di multilivello e network marketing. L'azienda è fondata nel 1993, quindi ha molta esperienza, ha più di 30 anni di esperienza. Yonglliving distribuisce oli essenziali che sono genuini e puri, privi di sostanze chimiche di sintesi, prodotti tramite coltivazioni biologiche e rigenerative. Infatti, uno dei grandi valori della Yonglliving sono un benessere a portata di mano per tutti. Abbiamo questo proposito, tutte le persone che amiamo Young Living, che utilizziamo Young Living, abbiamo il nostro proposito personale di avere un benessere migliore, di avere uno stile di vita migliore. Ci sono persone che hanno il proposito anche di aiutare gli altri, condividendo tutti i benesseri che possiamo avere con Young Living, l'abbondanza, un'abbondanza. A proposito di abbondanza in generale, proprio a livello fisico, a livello emotivo e anche a livello, perché no, economico.
Offre prodotti non tossici per la pulizia della casa, integratori alimentari, prodotti nutrizionali per la cura della persona e una varietà di sinergie uniche e molto speciali. Oltretutto, Young Living si impegna a creare un mondo migliore, dando potere alle persone e combattendo le ingiustizie. Attraverso la Vivian Young Foundation lavora ogni giorno per offrire opportunità alle comunità meno favorite. Infatti, potete andare a controllare, a vedere nella Vivian Young Foundation e anche effettuare delle donazioni, dove potrete vedere tutti i progetti che ha Young Living in vari paesi a livello internazionale, da scuole come la Young Living Academy Ecuador o per esempio progetti in Uganda, progetti Soul Hope o per esempio progetti per aiutare le bambine riscattate da situazioni di per esempio schiavitù sessuale o altri tipi di situazioni. Young Living ti propone uno stile di vita sano. Troviamo molti prodotti per la cura della persona, da integratori, prodotti naturali per la pulizia della casa, prodotti per il corpo, tutti a base di oli essenziali e ingredienti naturali, oltre chiaramente a tutti gli oli essenziali. Infatti vediamo che a parte gli oli essenziali proprio possiamo incontrare differenti maniere, però oltretutto Young Living ti apre le porte alla nostra gruppo, alla nostra tipo di comunità dove ci aiutiamo l'uno all'altro per avere cercare di avere questo stile di vita più sano. Come brand partner puoi ottenere prodotti gratuiti con programmi di fidelità, rafforzare il futuro finanziario, portare soluzioni trasformative a chi ha voglia di entrare in questo mondo. Quindi se ti piace il prodotto e hai voglia di condividerlo, anche qui potresti trovare che ti piacerebbe, potrebbe essere per esempio perché no, un futuro anche per te. Quindi ci sono vari vantaggi che se volete mi potete chiedere in privato. Quindi se hai voglia di unirti, qua quello che ti ho presentato è il kit d'inizio, dove puoi scegliere quale diffusore, quindi quale kit d'inizio vuoi incominciare a utilizzare e quindi entrerai a far parte della nostra comunità dove abbiamo gruppi Telegram, gruppi WhatsApp, abbiamo un corso di aromaterapia di base dove spiega più in dettaglio come poter utilizzare gli oli essenziali, abbiamo vari ebook, documenti, facciamo incontri mensili e ovviamente anche la possibilità di lavorare con gli obblighi. Con questo ho terminato, grazie. Se volete seguirmi anche in mia pagina di Instagram, marx.camillacomadronabcn e pagina web camillamarx.com. Grazie e spero di potervi incontrare presto.